I temi dell'immigrazione e dell'accoglienza sono stati affrontati durante il convegno diocesano Migrantes. Accogliere, proteggere, promuovere e integrare i migranti e i rifugiati. L'obiettivo dell'iniziativa è stato quello di dare un messaggio di speranza alle persone. Il tema è stato tratto dal documento dei Vescovi, Liberi dalla paura. A Taranto ci sono 13.693 immigrati presenti, con un'incidenza del 2,4%, mentre in Puglia sono 134.351, l'incidenza è del 3,3%. Si evince la presenza veramente minima della persona e non c'è tanto, non c'è il problema dell'invasione quanto della fuga, in quanto nel 2017 si è potuto constatare che c'è stato più persone dell'Italia che sono andate via piuttosto che delle persone che sono venute in Italia. Quindi ecco, abbiamo voluto sottolineare con la presenza dei relatori, dell'arcivescovo, che il messaggio che vogliamo dare è quello di conoscere l'altro, perché la conoscenza porta a far diminuire e a far sparire la paura, proprio attraverso la conoscenza e l'incontro, e quindi questo abbiamo voluto sottolineare. Il convegno diocesano Migrantes è stato ospitato nell'Istituto Amaldi di Statte. Tra i temi affrontati anche il decreto legge comunemente denominato Salvini. Il maxi emendamento approvato dal Senato ha introdotto diverse modifiche, come ha spiegato l'avvocato Cosima Ilaria Buonocore, legale della Migrantes. Quello su cui è importante soffermarsi è che il provvedimento legato al permesso di soggiorno per motivi umanitari è stato eliminato, ma non è stato eliminato il permesso di soggiorno. Il permesso di soggiorno vive, solo che è stato tipizzato in 5 diversi motivi. Quindi no permesso di soggiorno per motivi umanitari, sì permesso di soggiorno per 5 diversi motivi di ingresso nel nostro paese.